Paola Tiziana Cruciani tra le non protagoniste, come ha tenuto a precisare, di questo film in visione al Magna Grecia Film Festival, Il Grande Salto, l'esordio di Giorgio Tirabassi alla regia. Che esperienza è stata e che ruolo interpreta? Esperienza divertentissima, sono la suocera di Giorgio Tirabassi, un povero ladro, aspirante ladro, parecchio sfigato, diciamo, costretto a vivere con i suoceri perché non sa come andare avanti, e realizzo il sogno di tutte le suocere, cioè trattare male il genero, e in questo caso tratto male il povero Giorgio, quindi molto divertente. Roberta Mattei, tra le interpreti di questo film, l'esperienza è stata per lei? Bella, non avrei mai immaginato di essere chiamata da Giorgio, invece è successo, perché forse l'ho desiderato per tantissimi anni, e è stato bello perché a me ha sorpreso vedere quanto un attore possa avere delle capacità registiche. Teresa De Sio, bellissima e bravissima cantante, è un onore averti qui al Magna Grecia Film Festival. Ma io sono contentissima perché io sono una appassionata di cinema, e anzi sono proprio esperta di cinema, capisco più di cinema che di musica, anche perché la musica la faccio, e invece il cinema è proprio il sogno, no? E quindi sono molto contenta. In realtà era nata come idea che io fossi giurata in questa, però purtroppo sono in tour e non avevo tanto tempo, però l'anno prossimo. Senti, attesissima la tua performance di questa sera, perché regalerai alcuni dei tuoi brani più famosi e meravigliosi al pubblico calabrese. Sì, certo, che già li conosce, perché voglio dire, io con la Calabria comunque, diciamo, ho una lunga storia di affinità e di amore e di affetto, spero reciproco. Ugo Vivone ha ideato il progetto di Officine Buone, che quest'anno, durante la 16ª edizione del Magna Grecia Film Festival, ha presentato la seconda serie Involontaria. Questa è una serie particolarmente importante perché lancia un messaggio rivolto principalmente ai giovani. Esatto, il messaggio è che il volontariato è una cosa figa, è una cosa che fa bene a chi lo fa, e di conseguenza portare i ragazzi a fare volontariato in ospedale attraverso una cosa che gli piace, quindi attraverso la musica, attraverso il teatro, la cucina, è un modo per appunto far crescere le nuove generazioni e farli divertire allo stesso tempo. La serie racconta questo e abbiamo cercato di creare un prodotto di intrattenimento bello con una nuova protagonista rispetto all'anno scorso, che è Neva Leoni, veramente bravissima. Ebert Ballerina, intanto benvenuto al Magna Grecia Film Festival. Il volontariato, coinvolgere i giovani, seconda serie, Involontaria. Sì, c'è questa serie che ho fatto grazie a Ugo di Officine Buone, che mi ha chiamato, e quando c'è queste cose da fare, volontariato, io rispondo sempre presente, e sono importanti perché a volte ci dimentichiamo che comunque facciamo un lavoro così bello che, insomma, poi possiamo aiutare anche delle persone, è ancora più bello. Marco Bonini, tra gli ospiti di questa 16ª edizione del Magna Grecia Film Festival, non solo come attore ma anche come scrittore. Sì, Se ami qualcuno dillo, che è il mio primo romanzo, è una storia tragicomica che racconta una storia d'amore non tra un uomo e una donna, ma tra due uomini, un padre e un figlio. Ed è la storia di un padre che, dopo un infarto, due mesi di coma e una perdita della memoria, un padre che non sapeva amare, improvvisamente si sveglia e lo sa fare. Il pubblico catanzarese e calabrese ha dimostrato l'affetto nei confronti di Vinicio Marchioni, che tra le altre cose questa sera riceverà un premio molto importante per questa comunità, un premio dedicato alla memoria di un regista catanzarese, Giuseppe Petitto. Sono onoratissimo e felicissimo perché è stato un regista che con i suoi documentari, i suoi lavori, ha portato i diritti umani nel mondo,
Poi ha fatto un documentario straordinario sui funerali di Federico Fellini, che è rimasto nella storia. Invito tutti a guardarlo se non l'avete visto, perché è bellissimo. Quindi, insomma, ricevere un premio intitolato ad una persona che è stato riconosciuto da registi come Arthur Penn, come Martin Scorsese, insomma, è un onore. Consegniamo il premio. Grazie. Premio speciale Giuseppe Petitto, consegnato a Vinicio Marchioni. Vuoi dire qualcosa, Antonio? Solo due parole. Tu sai quanto io sono emozionato quando salgo su questo palco. Ovviamente tutti voi immaginate il motivo. Voglio solo ringraziarti sempre per l'affetto che ci dimostri, che continui a dimostrare nei confronti della nostra famiglia, soprattutto di mio fratello, e per il fatto, insomma, di continuare a ricordare il grande personaggio che era.